Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video su Dragon Ball What If, questa volta con l'episodio 4. Andremo a vedere appunto gli avvenimenti della saga di Majin Buu, ma state attenti ragazzi, sarà diviso in due parti. Quindi prima parte fino, diciamo, la prima parte appunto della saga di Majin Buu, quella dove Vegeta si fa scoppiare. E poi faremo appunto la seconda parte, diciamo, con gli scontri tra Gotenks e Majin Buu, gli scontri finali e tutta questa roba qui. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Tre anni dopo la morte di Goku e Bardock, che nel frattempo si sono allenati sul pianeta di Rekaio, facendolo esplodere tra l'altro, diventando molto più forti, sbloccando la forma definitiva del Super Saiyan, ovvero il Super Saiyan 3, Bardock viene avvisato che dei soldati hanno provato ad attaccare il pianeta Vegeta, ormai rinominato Bardock, in onore del defunto re. Goku sarebbe dovuto diventare il re, ma a causa della sua morte prematura, l'erede Gohan, che rifiuta l'invito a diventare re. Nel frattempo, Radish, Broly e gli altri Saiyan difendono il pianeta. Bardock chiede di tornare in vita ai terrestri. Questi ultimi, dopo aver cercato le sfere del drago, fanno tornare in vita Bardock. Quest'ultimo, tornato in vita, torna sul pianeta Bardock per difendere il suo pianeta. Nel frattempo Goku resta ancora morto, perché vuole allenarsi senza consumare il suo corpo. 4 anni dopo, il Saiyan viene a sapere del torneo Tenkaichi e riesce a tornare in vita per un giorno. Nel frattempo tutti si sono allenati e, ovviamente, sono diventati molto più forti. Arriva il giorno del torneo e Goku nota due individui molto sospetti. Questi due individui sono i Kaioshin, che stanno cercando il bozzolo di un essere malvagio chiamato Majin Buu. Il torneo va avanti fino a quando Videl viene picchiata selvaggiamente e malmenata da Spopovich, che era a torneo per assorbire energia per conto del suo maestro Babidi, per risvegliare Majin Buu. Dopo questo avvenimento, i guerrieri Z vanno a cercare il bozzolo di Majin Buu. Nel frattempo Bardock era tornato sul pianeta Terra desideroso di potere. Dato che il suo pianeta è costantemente attaccato e vuole essere in grado di difenderlo, Babidi, appena rileva Bardock, prova a corromperlo e stranamente ci riesce, forse grazie a questa brama di potere che ha Bardock, che magari l'ha corrotto un po' nel profondo. Bardock viene controllato da Babidi, Goku se ne accorge e, nel bel mezzo del deserto, dopo aver visto il padre, si avvicina a lui e nota che qualcosa non va. Bardock, in un secondo di lucidità, urla e chiede a Goku di salvarlo, anche a costo della vita del re stesso. Si trasforma in Super Saiyan 3 e attacca Goku. Lo scontro all'inizio è alla pari, ma Goku limita il suo potere per non fare del male al padre. Bardock pesta il figlio e lo immobilizza stordendolo. Il Saiyan riacquista lucidità e si libera dal controllo di Babidi. Nel frattempo Majin Buu si libera dal bozzolo, grazie alla potenza sprigionata e assorbita dallo scontro. I guerrieri Z nel frattempo sono stati pietrificati da Darbula. Gohan è l'unico che ancora non è stato pietrificato e affronta quest'ultimo. Il Saiyan è in difficoltà, successivamente viene sconfitto e malmenato da Darbula. I Kaioshin, vedendo Gohan sconfitto a terra, decidono di salvarlo, trasportandosi insieme a lui sul pianeta dei Kaioshin, per osservare appunto lo scontro. Dato che tutti gli sfidanti di Majin Buu sono stati sconfitti, il demone, per divertimento e per risposta ad un insulto di Darbula, lo uccide. Bardock, appena arrivato, nota Majin Buu e si scaglia subito su di lui. Il demone viene malmenato e disintegrato da Bardock e Saiyan, pensando di aver vinto, passa ad uccidere Babidi. Dopo averlo ucciso, ritrova dietro di sé Majin Buu infuriato e che gli urla appunto di aver esagerato e che ora Buu prenderà la sua vendetta. Il demone si scaglia su Bardock e lo malmena. Lo colpisce con dei colpi dell'aura molto potenti e lo scaglia al suolo. Bardock capisce che Majin Buu si può ricomporre, quindi capisce che per sconfiggerlo deve disintegrarlo creando un'esplosione gigante, senza far restare neanche un pezzo del demone. Bardock capisce che è arrivato il momento di dare tutto per tutto, e quindi prima stordisce Majin Buu, lo colpisce con dei colpi dell'aura e poi si ferma. Ringrazia suo figlio, tutte le persone che ha conosciuto, i suoi sudditi, i Saiyan, poi, dando tutto per tutto,
carica la sua aura per un buon minuto. Nel frattempo ricorda tutti i momenti che hanno caratterizzato la sua esistenza, ovvero lo scontro con Freezer, lo scontro con il proprio figlio, lo scontro con Cooler, quello con l'androide 13 e altri scontri che ha fatto in passato, quando ancora era un semplice soldato. Dopo aver caricato l'aura, Bardock decide di fare il gesto estremo. Crea un'esplosione gigante che si espande man mano fino a disintegrare Majin Buu. Bardock, stremato dalle forze, viene pietrificato e si frantuma in mille pezzi. Dei piccoli pezzetti rosa fluttuano nell'aria, dove il silenzio è sovrano dell'atmosfera. Neanche il tempo, i guerrieri Z, ormai rianimati, dato che Darbul è morto, scappano, intimoriti dalla potenza di Majin Buu, che, nel frattempo, si è ricomposto. A quanto pare, il sacrificio e il gesto estremo di Bardock è stato futile, dato che alcuni pezzi di Majin Buu non sono stati colpiti nell'esplosione e quindi il demone ha avuto l'occasione di rianimarsi. Tutti quanti si recano alla stanza dello spirito del tempo, nell'osservatorio di Dio. Prima di rientrare però i guerrieri, appena riuniti, notano la mancanza di Bardock e Gohan. Provano a percepire le loro aure, ma piccolo, fanno con la testa, come se non ci fosse più nulla da fare. Tutti quanti i guerrieri cadono nella disperazione più totale, dato che ormai non sembrano più esserci possibilità di sconfiggere Majin Buu, dato che il demone, a quanto pare, è troppo forte. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero di cuore che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ovviamente ragazzi vi invito a mettere mi piace al video, commentarlo e condividerlo con i vostri amici. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche del canale. Inoltre vi invito nel mio gruppo Telegram e nel mio gruppo Discord per parlare con me e con gli altri dei Riddles. Potrete chiedermi delle varie cose e tutto il resto. Comunque ragazzi, se volete mandarmi delle fanart, dei meme e qualche altra roba, oppure se volete essere semplicemente salutati, chiedetelo qui sotto nei commenti, oppure se volete mandarmi qualcosa, fatelo in privato su Telegram. Queste varie cose appunto ragazzi verranno mostrate magari in qualche video, ovviamente citandovi. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz, bella!